Apro io il webinar. Come sapete, Sanità Futura, che è l'associazione della quale sono il rappresentante, è un'associazione di pazienti e di strutture sanitarie. Da quando è iniziata questa emergenza, ha inteso darsi da fare per tentare di fare un'informazione corretta, libera da fake news, tra virgolette anche responsabile, perché abbiamo ritenuto che in una fase di questo genere siamo tutti arruolati contro il coronavirus e che quindi da questo punto di vista riteniamo che sia le fake news, ma anche le polemiche sterili, ma anche insomma le cose che disturbano il darsi da fare, perché la situazione è molto seria. Abbiamo preferito metterle da parte e da allora, dall'inizio di questa emergenza, che stiamo tentando con una piattaforma multicanale aperta perché è accessibile a tutti coloro che vogliano contribuire a questo lavoro. Insomma, anche il sito lo abbiamo assolutamente rivoltato e aperto ai contributi di tutti. Sta prendendo corpo in una maniera molto 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 positiva, perché riesce a dare informazioni utili, soprattutto speriamo, almeno questo ci dicono chi ci segue, ci dice chi ci segue, informazioni che spaziano dalle emergenze, informazioni sull'emergenza sanitaria e sotto diversi profili, la medicina, la ricerca, ma anche la cronaca, e l'informazione anche sull'emergenza economica, con tutti i provvedimenti che sono stati emanati dal governo centrale, ma anche e soprattutto quelli che sono stati emanati dal governo regionale. E abbiamo anche gruppi su WhatsApp e su Telegram, ci siamo attivati. Se non sbaglio, partiamo anche su Twitter e su altre piattaforme come Instagram. Insomma, abbiamo cercato di essere visibili in modo da riuscire a dare il più possibile l'informazione che, di cui tutti credo che abbiamo bisogno. Ora, io non la faccio lunga, ma mi preme ringraziare i partecipanti a questo terzo webinar, i partecipanti che sono la dottoressa Colonna, per la verità è già stata nostra ospite in un passato webinar della scorsa settimana, che è ricercatrice genetista, ricercatrice del CNR. La scorsa settimana ci ha dato un bel contributo sul coronavirus. Questa volta abbiamo anche il dottor De Marzio, che è il Clinical Risk Manager di Sanità Futura, colui al quale è deputata la responsabilità della gestione del rischio in epoca di coronavirus. E come capirete dall'elenco, insomma, dall'avvicendarsi dei partecipanti a questo webinar, abbiamo cercato di dare un filo logico alle cose. Ci sarà una mia prima introduzione, che è molto finalizzata al tema che ci siamo dati questa volta, che è il tema è il momento delle decisioni, per tutti ovviamente, non soltanto per chi ha responsabilità istituzionali e di governo. Il secondo intervento sarà ancora una volta sulla ricerca e sulla conoscenza del virus. Il terzo intervento sarà appunto in materia di sicurezza e sorveglianza, e per questo il dottor De Marzio ci dirà. Ci offrirà il contributo del suo lavoro. E ci abbiamo anche invitato il presidente designato di Confindustria Basilicata, il dottor Francesco Somma, che ringraziamo anche lui. Grazie a voi. Anche perché, come dicevo in partenza, il nostro ruolo di informare e anche di confrontarci, fino al punto che questa è una piattaforma dalla quale auspichiamo pure che possano uscire momenti di costruttività e di vera e propria proposta, e abbiamo pensato che il rappresentante, ancorché designato il presidente Somma, possa riuscire a rappresentare appunto, scusatemi il giro di parole, il mondo della produzione che si accinge a entrare in funzione, a ricominciare in buona sostanza. L'altra volta avevamo con noi anche esponenti del mondo sindacale, degli altri mondi economici, c'era l'ente bilaterale, quindi c'era la presidente Rosa Gentile, c'era il presidente dell'Alleanza delle Cooperative Pino Bruno e così via discorrendo, ma
abbiamo anche un versante che è completamente sanitario, evidentemente le due emergenze sono ineluttabilmente connesse. E poi a concludere chiameremo e ringraziamo in modo particolare anche loro l'assessore Francesco Cupparo, che si è anche fatto artefice, poi lui ce ne parlerà in maniera sicuramente più diffusa, di una serie di iniziative molto mirate all'emergenza economica, e il nostro assessore, noi siamo strutture sanitarie, quindi lo chiamiamo nostro per questo, il nostro assessore alla sanità, Rocco Leone, che ringraziamo per essere stato anche lui molto responsive, come si dice oggi in gergo digitale, e ha accettato il nostro invito. Io non andrei molto in là, vorrei solo farvi condividere un contributo di apertura e poi procediamo ad avvicendarci con gli interventi e affideremo le conclusioni ovviamente ai nostri due assessori regionali. Allora, il mio primo intervento è una cosa abbastanza semplice. Abbiamo, come si fa ormai da tempo, messo in piedi un paio di slide, quindi io le dovrò in questo momento aprire per mostrarvele, e parto da una slide che è abbastanza insomma abbastanza puntuale per il momento che stiamo vivendo, e cioè noi strutture sanitarie del privato accreditate, siamo imprese fondamentalmente, iscritte anche noi alla Camera di Commercio come tutte le imprese, e però svolgiamo una funzione che è abbastanza cruciale e delicata all'interno del servizio sanitario pubblico e quindi regionale. Abbiamo pensato che per poter riuscire anche noi a ripartire dovremmo ovviamente prepararci, predisporci. Da questo punto di vista le slide sono pronte e io ve le faccio vedere. Un attimo soltanto che riesco a spingere i tasti giusti. Allora, è chiaro che ci accingiamo in epoca di Covid-19 ad una vita possibile, e vorremmo che questa accadesse all'interno di una regione che potremmo definire un grande villaggio, la Basilicata, in sicurezza. La slide, l'idea di fondo ci dice che cosa? Che a partire dall'8 di marzo il paese è entrato in una fase di lockdown, come tutti sappiamo. Oggi iniziamo a intravedere la possibilità di una ripartenza, che deve essere ovviamente graduale, progressiva, consapevole dei rischi che sono legati alla circolazione di questo virus, ma anche di altri che verranno nel futuro, perché la comunità scientifica continua ad avvertirci sul fatto che i virus erano già, tra virgolette, in programma, al punto che i vari paesi si sarebbero dovuti dotare di un piano appunto contro le epidemie o per la gestione delle epidemie e delle pandemie, e la cosiddetta fase 2 sarà ancora più complessa della fase 1. Ovviamente si ipotizza una graduale riapertura che verosimilmente dovrà condurre a una riorganizzazione sociale ed economica di strutturale convivenza con il virus per i prossimi anni. In ogni caso, all'affermazione nulla sarà come prima, si trova notevole difficoltà a far dire a qualcuno quali sono puntualmente le cose che non saranno più come prima e quindi saranno cambiate. Però a questa affermazione dovrà seguire una riconversione sistemica, evidentemente, che sarà un nuovo modo di vivere, con nuovi bisogni, con nuovi strumenti e nuove soluzioni. Risulta chiaro ai più che una ricostruzione generalizzata di questa portata costituisce, o può o deve costituire, un'opportunità gigantesca per l'intero consorzio sociale, umano ed economico. La individuazione delle direttrici di ricostruzione, quindi di riconversione e riconfigurazione, è l'elemento cruciale da cui far discendere evidentemente la pianificazione degli investimenti e l'impegno imprenditoriale in un futuro che sarà appunto diverso. Un mondo immaginato e pensato per funzionare governando i rischi derivanti da una globalizzazione che è ormai strutturale. Quali sono queste grandi direttrici secondo Sanità Futura in questo momento? È chiaro che non abbiamo, come dire, nessuna velleità di avere primogeniture. Noi abbiamo semplicemente approfondito tutta
tutta, oddio, in gran parte la questione coronavirus e come può essere gestita una fase di riavvio, e sono venute fuori che uno dei primi ingredienti, dei primi elementi fondanti è la dematerializzazione totale. Digitalizzazione, procedure smart, high tech, digital home caring, i big data e il networking in generale non saranno più una semplice scelta ovviamente di positiva innovazione. Non saranno più considerabili solo come uno strumento ancorché efficiente appunto per soddisfare i bisogni. Saranno una precondizione su cui costruire un nuovo sistema di governance e di governo democratico, sociale ed economico. Accanto alla digitalizzazione c'è la sicurezza e la sorveglianza, saranno un'altra precondizione sistemica, nuovi paradigmi, nuovi protocolli di funzionamento delle organizzazioni umane dovranno regolare le nostre relazioni sociali, produttive e assistenziali in coabitazione con il virus. Ok, regole per il distanziamento sociale, sui luoghi di lavoro, nei locali pubblici, eccetera, imporranno ripensamenti e ricostruzione anche nell'edilizia, attenzione, lo stiamo vedendo con gli ospedali Covid o comunque con i percorsi separati, così via discorrendo anche nelle industrie, oltre che nei processi di funzionamento complessivo. C'è sicuramente un altro aspetto molto importante che riteniamo anche qui che sia fondante, che riguarda ovviamente la sanità pubblica e la salute pubblica, che sono due concetti apparentemente sinonimi, ma che in realtà insomma fanno parte della stessa famiglia evidentemente, in cui gli investimenti e le imprese private non potranno rimanere e non dovranno rimanere in secondo piano, diventeranno ineluttabilmente un unicum, un'altra precondizione. Le cure e la prevenzione non potranno più essere gestite separatamente. Lo screening della popolazione di controllo sugli ambienti di lavoro, quanto prima e durevolmente nel tempo, saranno premesse strutturali finalizzate a verificare, monitorare, assistere milioni di cittadini, centinaia di migliaia di aziende, enti pubblici, organizzazioni e strutture ricettive, sanitarie e assistenziali rispetto ai protocolli che saranno definiti. L'ecosostenibilità, l'ecocompatibilità e imprese socialmente responsabili non saranno più solo degli standard di certificazione su base volontaria come accade oggi. Le reti di impresa, la costruzione quindi di network imprenditoriali che siano distribuiti e multisettoriali, vedremo fra poco il connubio che esisterà tra imprese sanitarie e imprese della produzione per gestire ovviamente il rischio e la sicurezza, ma anche la sorveglianza, saranno un must inderogabile, non una semplice opzione strategica, soprattutto per la Basilicata, che ha un territorio molto vasto e un'orografia che tutti conosciamo. C'è anche quella parte legata, e qui questo interessa la dottoressa Colonna in qualche misura, che è legata alla tecnologia, alla ricerca scientifica, allo studio e alla formazione. Saranno un mix imprescindibile da innestare però in una maniera proprio diremmo organica con il tessuto di ogni attività, a cominciare da quelle più piccole, artigianali, di piccola dimensione, e quelle agricole e industriali. Se parliamo di intelligenza artificiale, di stampa 3D, di dispositivi medici indossabili, telemedicina, studi clinici a distanza, farmaci intelligenti, addirittura i digiceutici, così sono stati chiamati, sono solo alcune delle innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo dell'healthcare e della ricerca scientifica. Le tecnologie supportano la ricerca se ne serve, se ne giova, ma è chiaro che tutto questo deve riuscire ad essere diffuso su larga scala, e questo potrà essere possibile solo se ci si mette ancora una volta in rete. Siamo naturalmente predisposti, siamo animali sociali tutto sommato, quindi il fatto di riuscire a vivere in maniera molto più integrata fra di noi, molto più connessa, potrà costituire il futuro che dovrà tener conto delle pandemie e soprattutto in questa fase di quella che attiene il coronavirus.
Io ho finito queste piccole slide e l'ultima slide di questo data show riguarda il fatto che in Basilicata esiste una rete di imprese che ovviamente è radunata sotto il nome di Sanità Futura e che è presente in diversi comuni, in diverse città, in diversi paesi della Basilicata e che già ha voluto implementare al proprio interno per la fase di ripartenza, la fase 2, una grossissima innovazione che io vi presento in maniera molto ma molto rapida, ma spero di non sacrificare con la rapidità anche la qualità della innovazione che abbiamo voluto implementare all'interno di Sanità Futura con le imprese che sono strutture sanitarie, lo ripeto, che normalmente prima del coronavirus, e speriamo che continuino a farlo, erogavano prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono strategiche anche per lo stesso servizio pubblico, perché purtroppo continuiamo ad avere malattie extra coronavirus, extra Covid. La presentazione che io vi propongo riguarda la digitalizzazione, quindi il primo dei punti che vi ho mostrato poco fa. Ovviamente questa è una piattaforma digitale che è stata realizzata da un colosso dell'ICT, dell'informatica sanitaria, che è Daedalus, un'azienda che è italiana, per la verità, con sede a Firenze, ma che è presente in più di 60 paesi nel mondo, insomma, è un colosso davvero, e ha realizzato quello che in Corea, piuttosto che in altri paesi, è stato pure anche in Cina, è stato implementato, e cioè ha realizzato un mondo digitale connesso che risponde a una serie di esigenze abbastanza delicate per la fase di coronavirus che stiamo attraversando. Io vado veloce. Questa piattaforma ha il compito di connettere cittadini e pazienti, aziende, quindi quelle che si occupano della produzione di beni e di servizi, ma anche le stesse organizzazioni sanitarie, pubbliche o private che siano. Il denominatore comune che ovviamente percorre tutte queste fasce è costituito dalla dematerializzazione totale di tutto quello che può essere fatto digitalmente, evitando così la presenza fisica e quindi abbassando il rischio complessivo. C'è sicuramente tantissimo da fare su questo argomento, a partire dalla verifica di idoneità di determinate attività che quindi dovranno avere un accesso selettivo ai servizi sanitari, sto parlando ovviamente delle strutture sanitarie, la verifica della rispondenza di luoghi fisici ai nuovi protocolli di sicurezza che anche il governo nazionale si accinge ad emanare, la verifica di rispondenza del personale che ci lavora nelle varie aziende, nelle strutture sanitarie, di rispondenza e quindi di capacità di aderire ai nuovi protocolli di comportamento, il controllo degli accessi alla fine anche della popolazione e dei cittadini. Quindi dovremo immaginare un nuovo paradigma che step by step ci mette al riparo, e quindi qua parliamo di sicurezza, ma che è in grado anche, nel caso in cui la metafora utilizzata dai più è quella del focolaio, che dovrebbe richiamare i pompieri, diciamo così, nel caso in cui ci fossero focolai di infezione, la sorveglianza dovrebbe riuscire a produrre degli alert tempestivi che altrettanto tempestivamente possano consentire poi di correre sul focolaio ed evitare che diventi un incendio, prendendo anche in cura ovviamente le persone che ne risultassero contagiate e anche ammalate. Vi risparmio tutta la lista, quello che bisogna evitare fondamentalmente sono gli accessi inutili, alle strutture potenzialmente a rischio, i raggruppamenti di persone, sono cose che già sappiamo e che abbiamo già messo in campo, i percorsi sanitari sporchi, eccetera. Cittadini, quindi lavoratori, che dovranno sottoporsi ai test al fine di gestire il processo di riammissione al lavoro, scuola, eccetera. Pazienti che devono svolgere attività diagnostiche, inclusi prelievi, visite, sedute di chemioterapia, dialisi, eccetera.
I dipartimenti di sanità pubblica, ma questo vale per tutto il mondo e quindi credo che varrà anche per noi, ovviamente in Basilicata, già oggi sono al lavoro per le attività di screening. Sentivamo oggi nei TG che, anzi sentivo proprio l'assessore che era sul posto perché erano impegnati a fare uno screening complessivo nel rappresentativo anche dal punto di vista epidemiologico nel comune di Moliterno, ma queste saranno cose sempre di più inserite in maniera sistemica e strutturale e quindi ci dovranno essere milioni di cittadini che si dovranno screenare, centinaia di migliaia di aziende, enti pubblici e così via. Senza una completa gestione digitale del processo, senza un investimento massivo in tecnologia, non sarà possibile gestire l'enorme massa di attività che si sta compiendo. Faccio un esempio di oggi. Oggi si è andati a fare lo screening su Moliterno. È chiaro che i dati che verranno fuori da questo screening dovranno poter essere resi disponibili per la comunità scientifica dal punto di vista epidemiologico, ma è anche vero che questi dati devono poter essere disponibili sempre, intellegibili, se vogliamo anche elaborabili, e quindi la tecnologia è fondamentale per questo genere di cose. Io vi risparmio tutto il resto delle slide perché è chiaro che nelle nostre strutture noi abbiamo implementato questa piattaforma ICT che potenzialmente, è chiaro, è dimensionata sulle nostre strutture, ma può essere dimensionata in termini sistemici su una rete di strutture, sia essa costituita da ospedali, da aziende sanitarie, piuttosto che da poliambulatori, eccetera. Sono previste varie fasi anche per noi, e c'è una prima fase, una seconda fase, una terza fase, con tutta una serie di flussi, giusto per farvi capire, lo dico a flash, a volo d'uccello, come si direbbe, è chiaro che queste piattaforme sono integrate con app per gli smartphone, sono integrate con gli smartphone attraverso gli SMS piuttosto che con le videoconsulenze, i videoconsulti, hanno cartelle cliniche digitalizzate, i dati sono, non sono su formato foto per intenderci, ma sono elaborabili, si può fare in modo che nel momento in cui si sposta un paziente da una struttura all'altra, prima ancora che il paziente arrivi nell'altra struttura, i dati sono già disponibili nella struttura di destinazione, si pianifica di tutto, anche le zone parcheggio, piuttosto che le informazioni che bisogna dare ai pazienti sulle giuste modalità di corretto, è tutto digitalizzato, è tutto, come si direbbe oggi, internet delle cose, insomma. Vi faccio solo, e quindi ho concluso la mia presentazione perché la chiudo questa slide, vi faccio solo vedere un piccolo spot, chiamiamolo così, che invece è, non è uno spot, per fortuna, che è già partito sulla regione Puglia, ma in realtà anche in Lombardia, è partito dalla Lombardia, ma poi questo sistema è stato implementato in Toscana e anche in Puglia, diciamo che dal punto di vista geopolitico in maniera abbastanza trasversale, perché tanto in questo momento dovremmo tutti essere chiamati a gestire l'emergenza a prescindere insomma da altre cose. La Res Puglia distribuirà gratuitamente nuovi dispositivi per il controllo a distanza di pazienti colpiti da coronavirus che si trovino in casa o ricoverati nelle residenze sanitarie. Si tratta di kit diagnostici connessi ad una piattaforma telematica che riceverà in tempo reale dati clinici come pressione arteriosa, saturazione del sangue e altri parametri vitali. Le apparecchiature realizzate dalla Daedalus Italia sono il risultato di un progetto di ricerca finanziato per 10 milioni dallo Stato e per circa 4 milioni dalla Regione Puglia. Il kit si compone di due strumenti, i saturimetri per misurare l'ossigenazione del sangue e l'apparato completo per il check-up integrale a distanza. 1000 saturimetri saranno consegnati ai pazienti pugliesi contagiati che sono in quarantena a casa. Un centinaio di kit completi finiranno invece in residenze sanitarie, case di riposo, RSSA e altre strutture di assistenza.
Una rivoluzione da utilizzare anche dopo l'emergenza Covid-19 per visite a distanza e screening sulla popolazione, ma anche per monitorare malati di cancro e pazienti affetti da malattie rare. Il nostro obiettivo in realtà va oltre l'emergenza del Covid, perché quando ci riprenderemo, ammesso che si torni alla normalità come la conosciamo, avremo l'arretrato vecchio che è stato sospeso a causa dell'infezione e in più avremo le nuove istanze di salute prodotte dall'isolamento. Vado spedito e cedo la parola alla dottoressa Colonna, che così ci parla un po' di quel che la ricerca sta facendo sul coronavirus. Allora, grazie per questo secondo invito, è stato un piacere la prima chiacchierata ed è stata anche, io credo, anche abbastanza produttiva. Dunque, io voglio soltanto ovviamente non ripetere tutte le cose che ho detto la scorsa settimana, ma volevo soltanto fare una piccola riflessione e un po' riassumere anche per chi la settimana scorsa non c'era, diciamo, la mia proposta pratica. La riflessione è questa, e mi allaccio a quello che Michele ha detto prima. Dunque, in questa fase di incertezze bisogna mettere in atto un'azione di monitoraggio continua. E questo concetto, diciamo, si sposa bene con l'idea di villaggio di opportunità che mi è piaciuta molto, no? L'idea di considerare la Basilicata come un villaggio dove tutto questo si può realizzare. E anche questa terribile esperienza deve essere un'opportunità per mettere in atto delle cose che altrimenti probabilmente non avremmo fatto. Da questo punto di vista, quello che mi interessa è che questa sia un'opportunità anche per la ricerca scientifica e in particolare per la ricerca scientifica in genomica, che è la frontiera della ricerca scientifica ed è anche strettamente connessa, per le ragioni che vi ho spiegato l'altra volta, al monitoraggio del virus. Io vorrei che questa fosse un'opportunità per la ricerca di essere connessa alle infrastrutture della regione. Allora, voglio solo ricordare, per chi non era presente l'altra volta, che la mia proposta è quella di realizzare una rete di raccolta di campioni Covid positivi per effettuare il sequenziamento del genoma. Avevo dimostrato l'altra volta quanto è importante conoscere questa informazione del virus e vi avevo spiegato come questa informazione ha permesso di ricostruire la dinamica del virus a livello globale e come questo si può fare anche a livello regionale. Avevo anche enfatizzato quanto è importante fare questo in Basilicata, perché è una regione in cui l'emergenza è stata un po' per ragioni che non ci spiegheremo mai. È virtuosa, diciamo. Esatto, è stata più virtuosa. E quindi la proposta è questa, la proposta è di affiancare e di creare un legame tra la ricerca scientifica e gli aspetti sanitari. Per esempio con un'iniziativa pratica che è assolutamente fattibile, che è quella di utilizzare una parte del tampone raccolto per fare la diagnosi di Covid per effettuare il sequenziamento. Questo tipo di iniziativa, ne discutevamo l'altra volta nel seminario, ho avuto modo poi di scambiare alcune parole col dottor Esposito e ho visto che c'è una propensione positiva, insomma, nel senso c'è una predisposizione, l'iniziativa è vista di buon occhio, anche perché crea un precedente che in Basilicata non c'è mai stato e può essere un modello per le altre regioni. Quindi vorrei enfatizzare, diciamo, questo ruolo, vorrei enfatizzare la necessità di connettere la scienza a quello che sta succedendo. Abbiamo capito tutti quanto è importante il ruolo della ricerca e con un'iniziativa pratica. Quindi il ci spiego che... un attimo, scusami, sì. Enza, per capire bene, tu stai dicendo, nel mentre si fanno tamponi, quelli che dovessero risultare positivi, non c'è la necessità di fare un doppio tampone, ovviamente. No, non c'è la necessità di fare un doppio tampone. Lo stesso tampone può servire sia per fare diagnosi sul paziente,
per la positività, ma una parte di questo tampone può essere mandata ad un laboratorio per il sequenziamento del virus. Esattamente, esattamente. E questa procedura, diciamo, una volta prodotto il dato di sequenza, questo dato di sequenza va analizzato e il risultato è un prodotto importante che noi offriamo alla comunità scientifica mondiale. Perché vi facevo vedere questo albero, lo posso rispiegare altrimenti questa immagine resta certo. Misteriosa. Per chi non c'era l'altra volta, senza ripetermi troppo, ogni puntino è una sequenza virale che è stata prodotta a partire da dicembre a marzo e queste linee connettono sequenze che sono simili, quindi due sequenze che sono legate da un percorso diciamo di una certa lunghezza, sono più simili rispetto a due sequenze che sono legate da un percorso di una lunghezza più grande. E quindi questo che cosa vuol dire? Questi puntini poi sono colorati in base all'origine geografica e si vede chiaramente che ci sono delle clusterizzazioni che riflettono la geografia del virus e si vede anche che ci sono delle, diciamo, contaminazioni, va bene? C'è un po' di rosso nel viola, vuol dire che, sì. Vuol dire che c'è una certa... cioè, questo serve a mappare appunto i movimenti tra persone. Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto che enfatizzavo l'altra volta è quello di capire esattamente come funziona il virus. Vi dicevo in questa slide che conoscendo la sequenza del virus e in particolare la parte di sequenza che realizza la proteina che poi attacca le cellule umane, è possibile anche avere delle informazioni, per esempio per creare gli anticorpi, per esempio per creare dei vaccini, per esempio per capire qual è, che cos'è che rende il virus così aggressivo. Quindi ritorno alla mia proposta, una proposta pratica con un costo limitato, perché il costo di questa operazione è irrisorio rispetto al beneficio, e un'azione che ci permetta di produrre un risultato scientifico che serve sia per la gestione dell'emergenza, quindi un ritorno immediato nella regione Basilicata, e sia poi una condivisione di questo dato con la comunità scientifica. Questo ben, diciamo, si connette all'importanza di digitalizzare l'informazione e all'importanza di mettere in piedi un'infrastruttura che in un'altra emergenza può funzionare ancora più velocemente. Va bene, grazie, grazie. Prego. Allora, mi dicono dalla regia che l'assessore Cupero ha un altro impegno fra poco, quindi io farei una cosa, siccome c'era la partecipazione del dottor Somma, che è ancora con noi, credo, giusto? Sì, eccolo lì. Dottor Somma, abbiamo il nostro assessore alle attività produttive che dovrà andare via un pochettino prima previsto. Allora, vogliamo fare la scaletta con un tuo intervento? Sì, sì. Allora approfittiamo subito. Buonasera, benvenuto, grazie, complimenti per l'iniziativa. Mi è molto piaciuta anche al di là della scienza espressa dalla dottoressa Colonna, ma mi è molto piaciuto l'approccio pragmatico ma già pronto, già molto effective, che Sanità Futura, evidentemente la tua organizzazione, ha messo in campo, che insomma era chiaro che questo processo di digitalizzazione spinta che va verso l'intelligenza artificiale, che va verso l'Internet of Things, evidentemente era già semi pronta, era un semilavorato già ante Covid, no? Poi evidentemente in questo mese esatto. Le necessità aguzzano l'ingegno, le 24 ore al giorno che abbiamo adesso a disposizione, perché nei fatti sta succedendo questo, no? Che se prima si lavorava 12 ore al giorno, adesso si lavora 18. No? Ecco, approfitto però della presenza in particolare dell'assessore Cupero, di cui riconosco, come dire, la vulcanicità e il senso pragmatico che gli deriva essenzialmente dalla sua esperienza. Non so quanto precedente, perché non so se poi vorrà tornare prima o poi a fare quella che è l'attività che gli ha dato successo, che è quella dell'imprenditore, quindi conosce bene la realtà delle imprese
lucane in particolare. E allora partiamo da una premessa, poi vorrei mettere un po' i piedi nel piatto, se mi è consentito. Noi se non pensiamo subito all'economia, lo Stato, ma anche la Regione Basilicata, è destinata a chiudere. Non esiste la possibilità, non esiste alcuna possibilità che uno Stato, una regione possa sopravvivere alla morte della sua economia. Se questa è la premessa sulla quale siamo ovviamente tutti d'accordo, dobbiamo capire quali siano le misure immediate che dobbiamo mettere in campo per cercare di affrontare il tema dell'emergenza, e certamente su questo sia il governo nazionale che il governo regionale ha messo in campo delle misure in tal senso. Se entriamo però, diciamo, nel merito dell'applicazione delle stesse, purtroppo su quelle relativamente a quelle nazionali dobbiamo ad oggi, al momento in cui noi stiamo parlando, misure assolutamente che noi abbiamo come Confindustria salutato in maniera assolutamente positiva, però dobbiamo constatare che ad esempio le misure sulla liquidità, che tanto voglio dire servirebbero alle imprese, in qualche modo hanno avuto dei rallentamenti perché esiste, come noi sappiamo, un Moloch che è quello della burocrazia o comunque delle procedure, che in qualche modo attanaglia il paese da 30 anni ormai da 30 anni, e sulle quali nessuno ha mai voluto veramente o non ha mai saputo mettere mano. Un esempio fra i tantissimi, ma l'assessore Cupparo lo conosce perfettamente, la liquidità che in qualche modo doveva essere messa sui conti correnti delle imprese da parte delle banche, ancora oggi si fa qualcosa, si è fatto qualcosa, si riesce ad avere qualche a registrare qualche risultato sul prestito di 25.000 euro garantito al 100% dallo Stato, ma sui prestiti fino al 25% del fatturato dell'anno precedente siamo ancora purtroppo al c'era una volta. È drammatico, ma è la pura realtà. E allora, se noi non mettiamo in campo azioni tese davvero a velocizzare gli effetti di misure anche, ripeto, positive, non avremmo raggiunto lo scopo e rischiamo di far arrivare le medicine al malato, in questo caso il malato è l'impresa, suo malgrado l'impresa, e non prima che egli sia morto. Questo è il vero problema. E poi un esempio invece, un ulteriore esempio che riguarda indirettamente anche le imprese, è quello della cassa integrazione. Parlo della cassa integrazione in deroga, su cui la responsabilità dei ritardi non è certo della Regione Basilicata, ma ad oggi ancora molte aziende non hanno ricevuto ciò che avrebbero dovuto ricevere. Quindi queste misure, unite a quelle che a livello regionale l'assessorato alle attività produttive ha messo in campo, sono misure che hanno un senso se vengono viste come una risposta a quella che è l'emergenza. Ma io credo che sia necessario però lavorare mai come in questo momento a un vero e proprio piano per lo sviluppo strategico della nostra regione. Il vantaggio che comunque è dato dalla diffusione contenuta del virus in Basilicata, merito delle politiche regionali, merito dell'orografia, merito dei comportamenti virtuosi dei lucani, deve però diventare l'occasione per un rilancio non lineare, ma per un rilancio esplosivo che è necessario nella nostra regione, perché noi non, voglio dire, se rimettessimo le lancette alla situazione economico e sociale ante-Covid,
non eravamo diciamo, nelle condizioni in cui si trovavano regioni più sviluppate. Quindi il nostro tessuto economico, già di per sé fragile, rischia di diventare ancora più debole se diciamo, alle risposte in via emergenziale messe in campo anche dalla regione Basilicata, a cui va il nostro plauso per queste misure, non rientrino però in una visione un po' più olistica, diciamo, un po' più strategica, che sul metodo. Mi permetto di consigliare, ma Franco Cupparo sa perfettamente perché su questo ci sentiamo spesso in maniera formale e anche informale, è necessario che sul metodo si recuperi una concertazione, anche se anche a me la parola concertazione, ma non riesco a trovare una un po' più efficace, ma comunque il metodo di confrontarsi con i corpi intermedi e le parti, il partenariato sociale ed economico ex ante e non in corso o addirittura alcune volte post introduzione e decisione di misure da mettere in campo, io sono convinto che ci aiuterebbe in un compito improbo, in un compito sisifico, ma che in qualche modo credo debba rappresentare l'unico vero metodo per raggiungere più facilmente un obiettivo che è quello di salvare prima di tutto le nostre imprese e poi, se possibile, attrarne di altre e far crescere quelle che in qualche modo rimangono così faticosamente, sebbene faticosamente, in piedi. Voglio solo fare un esempio che si potrebbe incrociare, anche questo, diciamo, è una materia ben conosciuta dall'assessore Cupparo, si potrebbe incrociare con le opportunità che deriverebbero dalla legislazione sulle zone economiche e speciali. Pensate che ci sarà un grande, probabilmente ci sarà un grande fenomeno di reshoring, no? Nei prossimi mesi. Aziende che avevano delocalizzato, aziende europee e italiane che avevano delocalizzato in contesti extraeuropei, con ogni probabilità, già si sentono i rumori di queste decisioni, dovrebbero ritornare in Europa e noi ci auguriamo di poter fare la nostra parte come paese, ma anche come regione in tal senso. Però per far questo io credo che forse ci sia, bisognerebbe imporsi, anzi senza forse, bisognerebbe imporsi un'accelerazione vera dei processi di digitalizzazione e bisognerebbe probabilmente adottare misure di deroga eccezionali e sebbene temporanee alla, diciamo, nel rispetto dei principi generali a quelli che sono i codici degli appalti, la burocrazia e le procedure assolutamente soffocanti, e chiunque faccia impresa, microimpresa, media impresa o grande impresa nel nostro paese e anche nella nostra regione, evidentemente sa perfettamente a cosa faccio riferimento. Quindi dire cosa deve fare Franco Cupparo, insomma, che ripeto, è anche stato ed è un grande imprenditore di questa regione, mi sembra, potrebbe sembrare pleonastico, se non un richiamo ancora una volta ad applicare un metodo che è necessario, il metodo della condivisione preventiva, perché siamo in un momento assai complicato e tutte le migliori energie è bene che vengano messe intorno a un tavolo virtuale, un tavolo veloce in cui non si consumino i vecchi rituali stantii e forse spesso inefficaci, ma comunque il confronto è condizione necessaria. Ecco, assessore, allora a lei la parola senza farla lunga, prego. Ah, buonasera, grazie. Grazie a Francesco, troppi complimenti, Francesco. No, sa, oggi, questa notizia del futuro presidente di Confindustria non fa altro che darmi la possibilità
di cominciare a ragionare come piace a me ragionare e come a te è sempre piaciuto il modo di ragionare da imprenditore. Perché dico questo? Dico questo per un fatto importante. Oggi il Covid-19 mi ha fatto riflettere per tante cose dopo una telefonata che ho fatto ieri sera con un dirigente Fiat. La cosa importante qual è? Quello che è vero è che la pandemia finalmente ci sta, mi auguro che il Padre Eterno continua a farcela dimenticare, che non è una cosa semplice, però qualcuno dice sì, però non dimentichiamo che dopo questo sicuramente avremo un ecovirus, cioè l'economia che è a pezzi. E la regione Basilicata, che fino ad oggi ha retto grazie all'FCA e grazie al petrolio e alle imprese lucane che hanno lavorato anche in questi indotto, noi al nostro governo mai come oggi dobbiamo chiedere, gli dobbiamo portare l'estratto conto, come si vuol dire. Cioè nel governo che oggi, dopo questa pandemia, l'unica forza, l'unica diciamo risorsa importante è l'edilizia. Quindi bisogna sbloccare i lavori per far riprendere a lavorare tutte le imprese lucane, perché è vero che noi abbiamo tanti play in Basilicata, per l'amore del Signore, tutte persone rispettabilissime, tutte aziende rispettabilissime, e noi siamo onorati che hanno investito nella nostra regione. Però noi non dobbiamo dimenticare il nostro tessuto aziendale lucano, che è fatto di poche persone, pochi dipendenti, ma quando parlo di pochi dipendenti parlo da chi è che tiene 10 dipendenti fino a chi ne tiene 200 e anche 250. Questa è gente che oggi ha bisogno di tutto quello che la regione, e ringrazio veramente sia il presidente Baldi, che mi ha dato l'opportunità di muovermi a 360 gradi organizzando anche questa task force, che mi ha dato una grande mano, dai consiglieri Acito, Sileo, Perrino, Polese, Confindustria, Confapi, tutti quanti i datoriali, i sindacati, tutti mi hanno dato una grossa mano per fare queste misure. Ma queste misure, che ormai se ne parla tutti i giorni, abbiamo fatto tante, dalla smart working alla social card, ai piccoli press, al fondo delle imprese cooperative, al bonus dei liberi professionisti, al sostegno della Caris, all'eccedenza alimentare, al sostegno all'attività socioassistenziale, all'accordo per il credito, la cassa integrazione, che stiamo tutti i giorni col ministro a sollecitare, che deve accelerare assolutamente per far arrivare i fondi e per dare questi soldi che i cittadini aspettano, i lavoratori che non stanno lavorando da 2 mesi ormai. Quindi la ripresa, io sono preoccupato proprio di questa, della ripresa. Ecco perché io ho parlato col presidente Bardi ieri sera e ho chiesto di fare un incontro importante, fare un incontro che veramente si debba discutere della ripresa con i sindacati, i datoriali e la politica tutti insieme, perché qui non c'è la gelosia di fare tu o io, no, noi invece cerchiamo quelle persone che vogliono fare, quelle persone che non gli piace apparire ma gli piace lavorare. Qui in Basilicata dobbiamo capire che chi vuole apparire non dà un grosso contributo alla nostra regione, invece chi lavora sott'acqua, chi lavora costantemente tutti i giorni è quello che poi porta avanti i risultati. Quindi voi immaginate i trasporti, io penso che nel momento in cui riprenderanno i trasporti aumenteranno i costi, perché non possono andare 50 persone in un bus da 50 posti, quindi probabilmente sarà il 50%, quindi i costi aumentano. Però nell'aumentare i costi il petrolio sta ai minimi termini, in altro poco con le royalty piglieremo quasi zero. Per fortuna che noi nell'accordo che abbiamo fatto con Total, anche con l'accordo che è stato fatto prima con Eni, adesso lo stiamo riprendendo, abbiamo quantomeno che i fondi per il riconoscimento ambientale non cambia la compensazione, quindi quelli saranno certi, ma certo non serviranno, non bastano per
per gestire la macchina della regione. Quindi io quello che chiedo è quello di veramente di utilizzare i nostri i nostri onorevoli senatori, che oggi abbiamo il senatore Margiotta che sottosegretario alle infrastrutture, al ministro degli interni La Lamorgese, e lo stesso ministro Almise Ranuzzi, ci devono dare veramente una grossa mano. Inutile guardare il colore politico, meno oggi il colore politico, chi lo guarda sbaglia. Ecco perché ci vuole, come ha detto Francesco prima, un piano di sviluppo, perché se la Fiat, io sono convinto che con tutte le macchine che avrà, nel momento in cui il governo deciderà di fare aprire la produttività, io penso che la Fiat non riuscirà a far lavorare tutti i dipendenti e probabilmente ci sarà un problema. E se la Fiat non riesce a far lavorare tutti, immaginate l'indotto che ha la Fiat nella zona industriale di Melfi e negli altri comuni, la crisi che si avrà anche in questo settore. Quindi io veramente mi sento preoccupato da un lato, però nello stesso tempo noi siamo lucani, l'abbiamo dimostrato, il popolo lucano, che sento dire in ogni videoconferenza che faccio, che siamo stati bravi, virtuosi, però la dobbiamo anche dare merito a chi merita. Ebbene, è vero che i lucani sono stati virtuosi, però è stata brava anche chi è che sta in regione, dal presidente Bardi all'assessore Leoni, ai direttori sanitari, al direttore generale, ai medici, gli infermieri, tutti hanno contribuito a far sì che la regione Basilicata uscisse come una delle prime regioni per la ripartenza. Quindi io dico, quando facciamo le cose fatte bene, diciamole, perché vogliamo sempre una forza, non si sa, qui ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. E io come assessore regionale me li voglio assumere, ma insieme alla mia giunta, perché noi lo vorremmo in concertazione. E ho bisogno di avere dall'altro lato datoriali importanti, persone che veramente vogliono. Invece qui, fino a oggi, è un anno adesso che sono assessore, si parla sempre di questo bando qui, questo non è stato ripreso, qui così. Cioè, tutte piccolezze, cose importanti pure. Però oggi però abbiamo bisogno di una economia che deve esplodere, l'economia è importante. Ecco perché il governo, nei nostri confronti, noi dobbiamo chiedere al governo l'estratto conto, perché il fabbisogno energetico che noi abbiamo dato all'Italia è enorme e non abbiamo avuto quello che ci spettava. Quindi io benvenga questa collaborazione di tutti, la collaborazione, il fatto che oggi siamo qui a discutere di queste cose, questo significa che ognuno di noi ha voglia di fare. Io oggi ho fatto una videoconferenza con i ragazzi dell'università, mi dovete credere, la voglia di fare, ecco, queste sono le persone che dobbiamo portare ai tavoli degli incontri che facciamo, perché loro, i giovani, devono capire che la politica non è fatto solo del voto, dello stipendio, è fatto di sacrifici, e loro nel sentire i nostri discorsi saranno pronti a far capire ai giovani, perché loro con la loro voce possono far capire ai giovani quali sono le problematiche che esistono nella nostra regione. Ecco perché io non voglio dilungarmi su altro, perché sono tante le cose che abbiamo fatto, ma non sono quelle che servono per la ripartenza. Queste cose che abbiamo fatto come regione, importantissime sono, ma servono per l'emergenza. La ripartenza, come diciamo, la fase 2 è tutt'altra cosa. Ecco perché devono tranquillizzarsi, partecipare alle conferenze, i sindacati che si lamentano che il presidente non li riceve. In questo momento penso che la cosa più importante era l'emergenza, ed il presidente Bardi è stato uno dei più bravi presidenti della regione Basilicata, dell'Italia. È stato lui ad aver fatto il primo decreto, e quello era il decreto che serviva. Con quel decreto probabilmente avremmo avuto meno danni in tutta l'Italia. Io ribadisco il concetto, lo voglio dire al futuro presidente di Confindustria: ricordati che il tuo ufficio è il mio ufficio, questa è la cosa importante. Io ho ricevuto, e questo lo voglio dire per ringraziare tutto lo staff del mio dipartimento, cioè mi ha scritto un consulente che è 20 anni che lavora per questi bandi regionali, e mi ha detto: assessore, dopo un anno le devo dire una cosa,
il suo dipartimento mi sembra un'azienda privata. Io ho telefonato alla dottoressa Leone per la cassa integrazione alle 10:30 di sera e mi ha risposto al telefono, cioè è cambiato il sistema. Poi è chiaro che noi non è che siamo più bravi di quelli che ci sono stati prima, stiamo cercando di fare, di diventare bravo copiando gli errori che hanno fatto gli altri, che noi non è che siamo degli scienziati, noi cerchiamo veramente di fare di più, però non è che siamo noi e non l'abbiamo. Io sì, ho fatto l'imprenditore per tanti anni, capisco quali sono le esigenze, però Francesco, da fare l'imprenditore e a fare un piano di sviluppo ci vuole ben altro, ci vuole gente che aiutano l'assessore regionale o il presidente o la giunta regionale, perché noi non possiamo essere capaci di gestire tutto quello che c'è. E quindi è importante. Ieri, Francesco, ti voglio informare una notizia bellissima: in Italia pare che abbia approvato il progetto dei russi all'Atronico, 50 milioni di euro ci hanno convocato a fine mese per sai che significa 50 milioni in questo territorio? E queste sono le opere grandi, gli investimenti enormi che possono far cambiare. Adesso l'aiuto è quello che chiedo a voi, dateci pure voi un suggerimento su quello che vorremmo fare per i nostri imprenditori. Dopo l'ultimo bando che farò, che servirà e vale quasi 40 milioni di euro per la ripartenza, per dare un contributo a fondo perduto ai nostri artigiani per acquistare le attrezzature per partire in sicurezza, le mascherine, lo scanner, tutte cose che servono, è un incentivo, è proprio il minimo, però è per una questione, una fiducia. Però nel momento in cui dobbiamo investire fondi regionali che ormai sono al lumicino, noi dobbiamo decidere cosa fare, perché se decidiamo di dare un fondo perduto, pure se mettiamo 80 milioni a disposizione, con 40.000 aziende, che dai 2.000 euro a testa è zero. Quindi dobbiamo lavorare molto, penso io, sui mutui, ma non i mutui come quello che hai detto tu prima, che veramente siamo all'assurdo, che l'imprenditore che piglia un mutuo di 25.000 euro massimo, no? Ha delle difficoltà in banca, mi stanno chiamando tutti gli albergatori, tutti quelli che i proprietari dei villaggi turistici, che non riescono proprio con 25 mesi, che cosa facciamo? Anzi, non possiamo pagare nemmeno le forniture che ci sono state fatte prima. Quindi è veramente, io mi auguro, perché fino ad oggi tutti i soldi che sono stati spesi per la sanità, i bandi che abbiamo fatto, sono tutti soldi venienti da fondi regionali. Noi ancora dal governo centrale non abbiamo avuto che sia un euro. Ecco perché mi auguro che quantomeno ci diano i nostri soldi. Ho fatto fare una mozione ai parlamentari di Forza Italia per recuperare, Francesco, i 40 milioni di euro delle royalties del 2015 che ancora non ci hanno dato, del 3%. Abbiamo fatto una mozione, è stata presentata al Senato e alla Camera. Mi auguro che questa sia la volta buona. Però, quelle del 2015, dici tu, no? Quelle del 2015, però voglio ribadire il concetto, futuro presidente, e spero che ci stanno ascoltando anche i sindacati. Io, quando devo nominare i sindacati importanti, i tre moschettieri, perché ho scoperto, venendo in regione, che di sindacati ne abbiamo tante, cioè di metterci insieme e veramente fare qualcosa di importante, perché solo così possiamo far crescere la nostra regione, perché è una regione che sta dando tanto all'Italia e merita sicuramente un tornaconto. Grazie Assessore Cupparo, soprattutto per aver trovato la possibilità di partecipare, perché insomma anche noi della sanità stiamo dentro il mondo delle imprese, e quindi avere notizie di una vicinanza e di un'attenzione molto molto serrata sull'argomento ci dà fiducia, come diceva lei. L'importante in questo momento è avere fiducia. Darei subito la parola al dottor De Marzo, così subito dopo affidiamo all'assessore Leone di concludere il nostro webinar, che ci darà pure sicuramente anche lui novità. Bene, cercherò di stringere il mio intervento, era più lungo, però insomma ci siamo dilungati con argomenti interessantissimi, e quindi vado all'essenziale. Argomenti che interessano prevalentemente l'aspetto sanitario. In questa crisi sanitaria ed economica
tutti dicono dobbiamo aprire, dobbiamo ripartire, e sì, però prima di tutto la sicurezza. Prima di tutto la sicurezza, poi non si capisce bene che cos'è, sono i DP che mancano, sono le procedure, sono la buona volontà di tutti, anche un po' la fortuna, non è molto chiaro. Allora, noi di Sanità Futura ci siamo riuniti, abbiamo fatto un incontro molto acceso su questa cosa e mi hanno incaricato, mi hanno dato questa funzione di sviluppare proprio il concetto di sicurezza in fase di riapertura. Dunque, prima slide, questa fotografia ironica, questa vignetta ironica. Noi non vorremmo essere i titolari di quella struttura, quel povero paziente entra, legge errare il manomesso, potete immaginare come si sente. Il rischio clinico di che cosa si occupa? Si occupa di analizzare tutte le situazioni di potenziale rischio nel mondo sanitario. In particolare ci mette attenzione, si concentra sugli errori di progettazione, dove nel corso degli anni si annidava circa il 10% dei problemi. Poi un po' di più nell'errore umano e nella catena organizzativa circa il 14%. Questi erano i numeri che i clinical risk manager combattevano prima della emergenza coronavirus. Bene, con l'emergenza coronavirus, proprio i primi di marzo, quando è scoppiato tutto, l'errore di progettazione, l'errore umano, la catena organizzativa è schizzato al 100%. Non c'era una struttura Covid in quel momento. Tutti quelli, anche gli addetti agli operatori delle malattie infettive, si sono ritrovati addosso una situazione molto più grande di loro, per cui soprattutto i primi, purtroppo molti di loro non ci hanno potuto raccontare che cosa avrebbero dovuto fare. Stessa cosa nella catena organizzativa, chi ha fatto questo, chi ha fatto quello, spesso conflitti di funzioni hanno generato disastri. E, bene, entrano i risk manager, io sono in contatto con i miei colleghi di tutta Italia in un gruppo e loro sono disperati, hanno avuto un periodo e continuano ad avere un periodo stressantissimo, perché l'obiettivo del risk manager è quello di portare a zero il rischio di tutti gli ambiti sanitari. Molto ambizioso arrivare allo 0%. Però è l'unica possibilità, perché ce l'ha insegnato questo virus, ce lo dicono i virologi, gli epidemiologi, un 1% da una parte scatena il 100% dall'altra parte, per cui non si può sbagliare, non è consentito. In Sanità Futura che cosa abbiamo deciso di fare? Un attimo, perché mi fanno via delle slide, volevo mostrarvele. Proviamo ancora. Questa non, forse voi non la vedete, l'approccio proattivo? Sì, no, sì, questa, la vediamo. Warm up? Ah, il warm up, perfetto, lo vedete. Perché certo. Io sul mio computer, su uno dei due schermi, non la vedo. Allora guardo l'altro. Dunque, ci siamo posti con un approccio proattivo. Abbiamo cercato di spiegare a tutti i titolari delle strutture che cos'è il rischio clinico nella propria struttura. Una cosa, diciamo, abbastanza nuova. Sì, ce l'hanno insegnato nelle varie fasi dell'accreditamento, però entrare così nel vivo o avere così tanta paura è stata un'esperienza abbastanza importante per tutti. Ci siamo aggregati tra di noi, anche virtualmente, perché fisicamente non si può fare, e abbiamo costituito un'unità di crisi all'interno dell'associazione, per cui abbiamo deciso, un nucleo di persone, di muoverci assieme, struttura per struttura, e analizzare insieme le varie situazioni, perché una cosa è chiara, che noi siamo piccole strutture sanitarie, siamo dislocate in tutta la regione, facciamo anche cose molto diverse, per cui abbiamo dei profili di rischio abbastanza differenti.
Prima cosa da fare ovviamente è creare la cultura del rischio in tutte le strutture, sui titolari ma anche sui dipendenti, per cui abbiamo organizzato con questa piattaforma, proprio con questa che stiamo utilizzando, abbiamo organizzato degli incontri, abbiamo parlato a tutti, abbiamo fatto capire a tutti che cosa succede, abbiamo prodotto anche delle circolari e dei documenti che sono stati letti attentamente, sono stati condivisi e discussi. La tecnica di analisi è sempre la stessa. Vado, diciamo, un po' al sodo, sì. L'individuazione delle cause della diffusione e del contagio, la conoscenza e l'analisi della diffusione e poi il monitoraggio e l'implementazione di tutte le iniziative che sono state attivate. Per cui, andando sul pratico e quindi uscendo dal teorico del risk management, proviamo a vedere che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo e soprattutto cosa faremo per vivere in sicurezza nelle nostre strutture e poter ripartire tranquilli. Ovviamente questo vale anche per le aziende, non solo per le nostre strutture, perché anche la SLE, le aziende dovranno avere una nuova medicina del lavoro, in buona sostanza. Praticamente sì, tutti i parametri precedenti non sono annullati, ma sicuramente risultano insufficienti rispetto a questa nuova situazione. Scusami l'interruzione, prego. No, ma ci mancherebbe, intervieni pure Michele, ne discutiamo spesso e sei prezioso. Per cui, vedete, una delle prime azioni, sembra scontato, sembra banale, ma bisogna comunicare con i pazienti. Noi ci siamo messi con dei professionisti che ci hanno aiutato a scrivere i cartelli, la cosa più semplice che c'è, le indicazioni. Ora noi non possiamo portare il paziente mano a mano, i nostri collaboratori, tecnici, infermieri, che di solito sono molto umani e davvero mettevano sotto braccio la persona anziana, ora non lo possono più fare, devono stare a debita distanza. Per cui avere delle indicazioni chiare, una cartellonistica e soprattutto dei pannelli, dei display che fanno capire chiaramente come stanno le cose è molto importante. Poi ci sono degli interventi tecnici, strutturali e se vogliamo anche di arredo. Sembra banale anche questo, ma dotare le reception di cristalli di protezione è una forte protezione per chi dietro quei cristalli ci lavora per ore. Creare la distanza tra le sedie e quindi avere anche magari dei pannelli di plexiglass per creare una protezione in più tra i pazienti che accedono è fondamentale per poterli aprire. Ma c'è un altro aspetto, è l'aspetto a cui accennava Michele prima, la telemedicina. La telemedicina per noi è molto importante, proprio per la tipologia di attività che noi svolgiamo, un po' tutte in verità, l'abbiamo analizzato su diverse branche, dalla radiologia di cui mi occupo io, di cui state vedendo le immagini, alla fisioterapia piuttosto che alle branche a visita, si può fare tantissimo attraverso la distribuzione di device elettronici che nelle case dei pazienti possono darci delle informazioni preziosissime. Questa è l'unica strada, non ne abbiamo altre, perché da un lato dobbiamo limitare l'accesso alle nostre strutture, almeno quello inutile lo dobbiamo assolutamente bloccare, dall'altro lato non possiamo andare al domicilio dei pazienti, è assolutamente sconsigliato, dal mio punto di vista proibito. A casa del paziente non c'è nessuna sicurezza in questo momento, né per l'operatore che ci va, né tantomeno per il paziente stesso. Quindi dobbiamo avvalerci di tutti gli strumenti possibili per realizzare la nostra opera professionale. E vado avanti. Quando il paziente proprio deve venire in struttura, perché magari deve fare un attacco, una risonanza o qualsiasi altra prestazione, lo dobbiamo accogliere in un ambiente sicuro, in un ambiente dove non ci sia il dubbio, ok? Quella parte a cui accennavo prima, ripartiamo in sicurezza. Bene, qui avete visto quel signore che spruzzava quel gas, sta vaporizzando dell'ozono. In realtà, insomma, si sta studiando ancora e si sta cercando di capire meglio gli effetti positivi gli effetti deleteri sul virus e positivi sull'ambiente. L'ozono è uno strumento che
sul quale noi stiamo investendo, vorremmo investire per rendere più sicuri gli ambienti in cui lavoriamo. Stesso dicasi per la sanificazione. Vedete, questa signora è una nostra collaboratrice, è una nostra dipendente, sembra di stare a Bergamo, quelle immagini che ci mandavano i TG, dove tutto si sanificava con l'atomizzatore. E mai avremmo pensato nelle nostre strutture di avere o di fare queste pratiche, ma invece oggi sono fondamentali. Perché? Perché quelle basi di appoggio, quei mouse, quelle tastiere, devono essere sicure sempre per gli operatori e anche per i pazienti quando entrano in quegli ambienti. Altro aspetto innovativo, molto costoso, io non mi occuperò, non parlerò dei costi, lo farà Michele dopo, lascio a lui questo compito, però è importantissimo usare tutta la tecnologia che c'è. Stiamo leggendo tanto sugli UVC, sulle lampade UVC, che hanno il potere di rompere i legami chimici dell'RNA virale e ne impediscono la replicazione. E questo è molto importante, sono degli strumenti, sì, per quanto costosi, ma vanno utilizzati. Questi si usano di notte, per cui le nostre strutture, mentre di giorno vengono continuamente pulite, lo dico a gran voce, i nostri angeli custodi saranno gli addetti alla sanificazione. Quando non li vediamo alle nostre spalle, vuol dire che non siamo al sicuro. Quindi questo diffondo anche agli ascoltatori che sono i titolari di strutture sanitarie. Lo dico così perché non mi fermo mai di fare queste raccomandazioni. E quindi anche la tecnologia ci aiuta a tenere pulite e sane le strutture, quindi accessibili. Le risorse umane, l'altro macro intervento. Sentiamo, ce lo diciamo a telefono tante volte, nulla sarà più come prima. Quando torneremo chissà come sarà. Sì, è proprio vero, è così. Non sarà più come prima, ma non lo è già ora. Per cui vediamo un attimino, ci sono degli strumenti, ci sono delle azioni da fare e che tutti dobbiamo fare, dobbiamo convincerci di fare, lo impariamo assieme e magari entriamo in struttura e incontriamo la nostra telecamera col termoscanner camminando sul tappeto germicida. Queste sono azioni da fare, che faremo, stiamo studiando per implementare tutte le nostre strutture, questo lo stiamo facendo tutti in Sanità Futura, perché vorremmo che i dipendenti entrassero in struttura e venissero controllati, perché per la loro sicurezza, di ognuno di loro. Poi altro elemento, il distanziamento. Stiamo tutti ad un metro, sappiamo bene che con le mascherine ad un metro di distanza, anche un po' di più, siamo in sicurezza. Bene, lo dobbiamo fare anche mentre lavoriamo. Vedete, c'è questa bellissima immagine, questo bellissimo filmato che fa capire che se una persona entra in un contesto e magari è contagiato, butta giù tutto. Distrugge tutto, ma se siamo distanziati anche al lavoro, quella pallina che scappa, quell'errore che scappa, non è detto che andrà a combinare disastri. Quindi è questo il senso più puro del distanziamento. Poi cambia tutto anche sul piano della formazione. Noi quei convegni bellissimi che facevamo in giro per l'Italia, cioè, insomma, bene o male li abbiamo fatti tutti, l'Italia è bella e dovunque si va a fare un convegno, poi uscendo si trova un angolo di meraviglia. Per un po' ce li dimentichiamo, purtroppo dovremo fare formazione nelle nostre strutture e davanti ai nostri computer. Queste modalità di incontro sono e dovranno essere necessariamente l'unica via per portarci fuori, per farci uscire da questa situazione. Quindi ci formeremo. Vedete, qui ci sono le circolari dell'Istituto Superiore di Sanità, anche queste le stiamo divulgando in associazione con questa piattaforma e anche noi stiamo facendo informazione con questo. Utilizziamo poi la piattaforma della videocomunicazione per fare dei briefing, per cui anche se siamo nell'ufficio accanto, dobbiamo impareremo a fare comunicazione in questo modo, ad essere collegati in questa maniera. È la maniera più sicura ed è l'unica possibile in questo nuovo mondo.
Ultimo aspetto che ho preso, ma dei tantissimi, ne ho dovuti escludere tantissimi, uno degli aspetti importanti, importante per la vita, è l'utilizzo corretto dei DP. Per cui noi in Basilicata, lo dico veramente per sensibilizzare tutti, noi siamo stati fortunati, tra virgolette, noi abbiamo il tempo per imparare queste procedure, per fare i corsi, per metterci davanti allo specchio e indossare i guanti correttamente o la mascherina o fare una svestizione corretta, perché una svestizione sbagliata può essere fatale, ma fatale per la vita. Noi siamo fortunati perché il tempo ce l'abbiamo. Purtroppo a Codogno, a Bergamo, ci sono colleghi che non hanno avuto il tempo di imparare, perché purtroppo in quel momento è successo ben altro, e ve lo potete immaginare. Andiamo sull'organizzazione, sulle procedure. Con questo vado a chiudere, per cui cerco veramente di economizzare sul tempo. Ma questo è molto importante, lo dico a tutti i colleghi, vorrei che lo guardasse anche l'assessore, perché è un modello che stiamo apprendendo, studiando quello che è accaduto a nord, ma non solo, anche oltre confine. In pratica il triage, il famoso triage telefonico, nelle nostre attività è fondamentale, qualcosa di determinante. Perché? Perché se fatto con competenza e assoluta insistenza, oserei dire, il paziente ci dà tutte le informazioni prima di venire in struttura, e questo è davvero importante, perché a volte ce ne stiamo accorgendo in questi giorni, perché noi non siamo chiusi, lo dico a tutti, siamo strutture sanitarie aperte per le urgenze, e questi giorni a telefono stiamo raccogliendo tante informazioni, e spesso c'è la necessità di passare la linea ad un medico, e quindi il medico parla col medico curante, e magari da questo incontro escono fuori notizie importantissime per la vita stessa del paziente, quindi si va avanti poi con il percorso di cura. Che faremo, che stiamo facendo e che cosa faremo? A Matera spunta tra qualche giorno la prima tenda di triage. Praticamente all'esterno delle strutture installiamo una zona filtro dove andiamo a prendere conferma di tutto quello che è stato detto a telefono, per cui facciamo una rilevazione della temperatura, misuriamo la saturazione dell'ossigeno in tenda e poi verifichiamo tutte le informazioni di triage e prendiamo la decisione da quella zona di passaggio, di transizione, prendiamo la decisione sul quello che sarà il percorso del paziente. Il paziente potrà avere un alto profilo di rischio o un basso profilo di rischio, per cui se la circostanza è quella rossa, cioè il semaforo rosso o comunque l'alert, è chiaro che noi non scarichiamo il paziente, lo cacciamo via, lo mandiamo e gli diciamo vai in ospedale e poi si pensa. Assolutamente no, è già capitato in questi giorni di presentare il paziente stesso all'unità speciale di continuità assistenziale regionale, ai cosiddetti operatori dell'USCA, per concordare assieme quale sarà il percorso migliore. Qui abbiamo un filmato di un paziente, non so se riuscite a vederlo, che poi è andato in TAC e purtroppo, ahimè, dalle immagini vediamo che aveva un problema collegato al coronavirus. Quindi diciamo che c'è il modo di gestire le grosse criticità. Per quelle situazioni che invece sono tranquille, sono situazioni che possiamo gestire nelle nostre strutture, anche queste non saranno mai più come prima, perché dovranno essere assoggettate a delle procedure molto severe. Non sarà più possibile ricevere 15 persone contemporaneamente e razionalizzare un po' il tempo per cercare di fare tutti gli esami che sono stati richiesti. No. Magari faremo comunque i 15 pazienti che ci chiederanno prestazioni, ma li faremo in un tempo diverso. Probabilmente non ci riusciremo, dovremo restringere e ne faremo 10. Vedremo un po' quello che accadrà. Al momento quello che è più importante è darci una procedura rigidissima per tenere in sicurezza i pazienti che entrano in struttura. E quindi vedete che il paziente che si accinge ad entrare in una struttura di diagnostica per immagini sta a telefono con la segretaria, la sta avvisando che arriva in struttura.
per cui tutto è pronto per accoglierlo, non si deve perdere tempo, non deve soggiornare più di tanto, più del necessario nella struttura, deve fare le operazioni, vedete, burocratico-amministrative in gran fretta e poi deve essere subito accompagnato nella sala dove dovrà fare l'esame che aveva richiesto. E quindi in sala viene accolto da personale completamente, vedete, bardato, sembra di stare in unità Covid, invece magari quello è un paziente che non ha il contagio, però comunque il personale dovrà essere messo in sicurezza sempre e in ogni caso. Non è possibile sbagliare anche in questo momento. Ok. Il paziente viene dimesso e la procedura nuova è che esce direttamente dalla sala, per cui non ripercorre, non incontra altre persone. Quindi io mi fermo un po' sulle procedure, ripeto, ne avevo tantissime, ma ho messo proprio quelle più significative, quelle che mostrano di più l'impatto che questa situazione ha sulle nostre attività. Una domanda è scritta sul display: siamo pronti a ripartire? Tutti mi chiedono questo quando ci sentiamo, ci incontriamo nelle strutture. Io sto facendo il giro di tutte le strutture associate a Sanità Futura. Sto facendo proprio un incontro one to one per capire metro metro che quali soluzioni bisogna adottare. Bene, la prima domanda è: ma siamo pronti a ripartire? Io penso di sì, in tutta coscienza e scienza dico proprio di sì. Perché? Perché guardo i dati, questa è una cartella della Fondazione Gimbe di Bologna che inquadra un po' la situazione. Noi in Basilicata siamo in questo riquadro verde, siamo in basso profilo di rischio e l'elemento importante è che le regioni nostre limitrofe sono messe bene come noi. Peccato un po' per la Puglia, ma ci auguriamo che venga subito nella zona verde, in modo tale che il 90% degli accessi presso le nostre strutture proverrà da aree che sono cosiddette tranquille. Per cui, dal mio punto di vista, è possibile ripartire. Certo, Michele adesso solleverà tutta una serie di problematiche, perché io l'ho fatta semplice, l'ho resa facilissima la cosa. Però è chiaro che mettere in campo tutto quello che avete visto, più tutto quello che c'è dietro, non è per niente semplice e non privo di problematiche. Per grazie. Cui ai titolari delle strutture che mi dicono di sentirsi come il gattino lì davanti a quei cani, io dico di stare tranquilli perché quei cani sono addestrati per non torcere un pelo al gattino. Grazie. Grazie Giuseppe, come al solito simpatico ma prezioso, perché credo che gli argomenti che ci hai illustrato siano anche di interesse, spero, anche del nuovo presidente di Confindustria, del dottor Francesco Somma, che sappiamo, insomma, noi abbiamo anche avuto telefonate dalle attività produttive che ci chiedono, insomma, di poterle supportare per quanto riguarda la sicurezza e soprattutto il sistema di sorveglianza. E ho citato il presidente Somma perché lui mi aveva accennato che voleva porre, e così poi cedo la parola all'assessore, una domanda allo stesso assessore, ma anche alla dottoressa Colonna. Sì, alla dottoressa Colonna, ovviamente, prego. Quale esperta, e all'assessore Leone, ovviamente, quale massima autorità sanitaria. Voi sapete che proprio stamattina è stato condiviso tra Confindustria, il governo e le altre organizzazioni di rappresentanza, anche i CGL e CISL e UIL, l'aggiornamento del protocollo sulle misure di salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo, no? Che per noi è stata, in questo periodo, sono state le tavole della legge in qualche modo, no? Perché anche in Basilicata un 40% delle imprese sono rimaste aperte, a scartamento ridotto, ma sono rimaste aperte. I luoghi di lavoro, anche per merito della responsabilità ovviamente dei lavoratori, ma anche molto per la responsabilità, il senso di responsabilità e gli investimenti fatti dagli imprenditori che non hanno atteso e non hanno subordinato gli investimenti in DP costosissimi. Cioè, noi abbiamo acquistato, noi imprenditori abbiamo acquistato mascherine anche a 14 euro, assessore, che ha dell'incredibile, ma voglio dire, questo lei sa che nei primi
periodi è successo, soprattutto quelle imprese che in qualche modo rientravano nella filiera delle attività essenziali. Bene, una domanda diretta sia alla dottoressa Colonna che all'assessore. Io una risposta in qualche modo me la sono data. Noi anche in Confindustria abbiamo dato delle guide, delle linee guida su questo, però approfitto anche della presenza in sala, nella sala virtuale, diciamo, di tanti imprenditori che ci stanno ascoltando. La domanda è sui test sierologici. L'idea che noi ci siamo fatti, mi auguro, come dire, affidabile, è che i test sierologici non abbiano alcuna valenza se non quella, diciamo, di screening epidemiologico. Pertanto, quelle singole imprese, quei singoli imprenditori che spesso si rivolgono anche a noi, ci chiedono: ma potremmo lanciare una campagna di test sierologici per tranquillizzare noi stessi e i lavoratori e le famiglie degli stessi lavoratori che in qualche modo stanno attendendo questo giorno 4 con un'ansia, che è l'ansia di voler certamente rientrare e verificare se il posto di lavoro voglio dire, continua ad esserci, ma dall'altra parte l'ansia di poter diciamo, contagiare o essere contagiati. Allora, capisco che in Basilicata la situazione è meno preoccupante, però, assessore, dottoressa Colonna, ci confermate che i test sierologici fatti ai lavoratori da parte del datore di lavoro non blindino e non assicurino sulla contagiosità o meno delle persone, quindi sul rischio che quelle stesse persone possano essere un pericolo per gli altri? Ci sono due tipi di test. Il test che si fa dalla saliva a quello col tampone dice se l'infezione è in atto e al momento c'è stata. E non può dire niente, cioè dice se il virus è presente nel nostro corpo, rileva la presenza del virus. Il test di tipo sierologico invece può dare due tipi di informazioni. La prima è se l'infezione è in atto, e la seconda è se l'infezione c'è stata e ci siamo immunizzati. Ora, che cosa succede? Che ovviamente la speranza è di tutti, anche la mia, è di poter dire ho fatto il test sierologico, sono immune al Covid, posso uscire, posso andare a lavorare, posso mettere a disposizione la mia professionalità, posso relazionarmi agli altri. L'incertezza, questo è come in teoria le cose dovrebbero funzionare. In pratica la mia conoscenza dei test sierologici, diciamo, per quello che io ho letto da riviste scientifiche e da quello che c'è in giro, è che non siamo ancora al 100% sicuri che il test sierologico sia totalmente affidabile, da una parte, e dall'altra, quindi, diciamo, rimane ancora qualche dubbio sulla attendibilità. Per due ragioni. La prima è per un fatto contingente. Questi sono test che sono stati messi a punto in brevissimo tempo, hanno bisogno di validazione e di essere, diciamo, riconfermati. E la seconda è un po' più di lungo periodo, ovvero dobbiamo ancora capire se ci si può reinfettare e dobbiamo ancora capire se l'anno prossimo il virus sarà un po' diverso e quindi questo test non è più valido, ma l'anno prossimo ce ne vuole un altro, un po' come i vaccini. Detto questo, e mi dispiace, ma non rispondo con una risposta precisa, perché dicevo il problema è complesso e al momento da scienziati, diciamo, la scienza è abituata a questa complessità, lo diceva qualcuno l'altra volta, e l'industria e l'amministrazione si devono abituare ugualmente a questa complessità, cioè la risposta non è limpida e chiara. E quindi dicevo, la risposta è che non c'è la certezza al 100%, certo è uno strumento valido, può essere uno strumento valido e ci auguriamo che lo sia sempre di più. Lascio la parola all'assessore in modo che ci dica se e come, credo di sì, vogliano continuare a investire in sicurezza e in sorveglianza, oltre che a continuare a erogare prestazioni
alla cittadinanza. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Ho ascoltato con molto interesse quello che si è detto. Io sulla domanda di Francesco gli vorrei chiedere: ti riferisci ai micrometodi o al test sierologico su prelievo ematico? Ai micrometodi, quelli che non al prelievo ematico. Allora, se parliamo di micrometodi, il Ministero della Salute sta approntando, sta facendo uno studio e penso che tra non molto ci dovrebbe dare un elenco di test più attendibili. Almeno questo è quello che ci è stato comunicato. Quindi c'è la speranza che si vengano scelti i test, quelli che danno più garanzia. Noi stessi stiamo facendo una cosa interessante a Moliterno. Stiamo facendo il tampone, il prelievo ematico e il micrometodo, anche per avere un confronto sui tre metodi, no? Tampone e prelievo ematico e micrometodo. Quindi vediamo che risultati riusciamo a ottenere nelle cosiddette zone rosse. Però, ripeto, il Ministero dovrebbe darci risposte più precise, perché come tu ben sapevi c'è stata una polemica con i sindaci che sì, si volevano attrezzare per fare su larga scala questi esami, ma il Ministero stesso ci ha dato delle indicazioni e ha detto di scrivere alle amministrazioni e bloccarle, perché c'erano delle precise responsabilità anche medico-legali. Se un paziente negativo fosse poi positivo, con la convinzione della positività, continuare a infettare gente, quindi c'erano delle responsabilità. Il Ministero ci ha consigliato di bloccare il tutto, di scrivere alle amministrazioni, e questo abbiamo fatto. Noi con oggi di fatto abbiamo fatto partire la fase 2 dell'epidemia, no? Con questo screening che noi andiamo a fare nelle zone rosse, che potrà servire, dottoressa, anche a livello nazionale, perché è l'unico studio che viene fatto da questo punto di vista, perché a Vo fu fatto uno studio simile, però solo sui tamponi. Noi andiamo a fare, associare gli altri due metodi per vedere il tampone, come lei ben sa, fotografa il momento, l'esame sierologico ti dice, è più anamnestico, no? E quindi ci può dire quello che è successo, come l'epidemia si è mossa all'interno di una comunità. Quindi questo può essere un dato molto molto importante. Vedremo nei prossimi giorni che cosa verrà fuori, perché pensiamo di chiudere Moliterno oggi è venerdì, domenica sera pensiamo di aver finito tutto a Moliterno e cominciare con gli altri paesi, per cui avremo un'idea chiara, uno studio che potrà servire molto. Io alla dottoressa, per esempio, sarebbe interessante capire se questo virus varia, non varia, varia all'interno dei nuclei familiari, che rapporto c'è, per esempio, visto che le donne vengono colpite di meno rispetto ai maschi, ci sono alcuni cofattori sui cromosomi sessuali che possono possono influenzare l'andamento della malattia all'interno dell'individuo. Poi ci può essere una relazione tra se il virus varia, che tipo di patologie il virus variante può dare. C'è tanto da scoprire su questo tema, e penso che la Basilicata possa dare un bel contributo, perché proprio l'altro giorno parlavamo con Ernesto di poter fare uno studio di questo tipo sulla variabilità dell'RNA virale e la correlanza con la manifestazione patologica nel soggetto stesso. Questo è uno studio che noi possiamo fare, quindi c'è tanto da fare. Da un lato noi ci impegniamo, stiamo lavorando
abbiamo lavorato nel monitoraggio, perché a chi dice che è fortuna, non è fortuna, cari amici miei, perché se uno va a vedere i dati sulla mortalità in Europa, il 50% della mortalità riguarda anziani che vivevano in RSA, e noi abbiamo fatto il tamponamento a tappeto su tutte le RSA. Due casi voglio citare: la Dognocchi di Tricarico e la casa di riposo di San Giorgio. Non sono state delle cose casuali, lì sono state delle scoperte dovute al lavoro che noi abbiamo impostato. Se noi andiamo a guardare il dato tampone percentuale di positività, quello è un altro dato che ci deve far riflettere, vuol dire che noi ne abbiamo fatto più che a sufficienza tamponi, perché abbiamo la percentuale più bassa d'Italia di positività, mi sembra al di sotto di quella del Veneto. Abbiamo allargato, abbiamo avuto la capacità di ricostruire anche i focolai in una certa maniera, tant'è che non abbiamo avuto grossi focolai importanti. Sul futuro, a parte l'azione di monitoraggio che non cesserà, ed è fondamentale avere sempre sotto controllo quello che è l'andamento epidemiologico della malattia, a parte quello, questo momento può servire per ricostruire il sistema sanitario regionale. Come? Per esempio, tu facevi prima l'esempio dell'informatizzazione del sistema, e noi siamo partiti con la piattaforma COVID, quella piattaforma COVID che può servire per seguire anche le patologie croniche dopo la piattaforma, perché noi in quella piattaforma andiamo a inserire tutti i dati attraverso i medici di medicina generale, andiamo a inserire tutti i dati dei pazienti, e quindi la cronicità, quando finisce l'acuzie dell'epidemia, nel soggetto con insufficienza respiratoria, nel soggetto con malattia cardiaca e con scompenso, queste unità potranno servire per controllare in casa questi soggetti. Questo è un esempio di quello che può essere il futuro nella gestione del sistema sanitario regionale. Noi stiamo distribuendo agli ammalati il saturimetro e un tablet che può fare la videochiamata con i medici dell'USCO, di mettersi in contatto direttamente e a loro possono comunicare saturazione, pressione, febbre. Quindi un sistema sanitario che cambia nei tempi, come ha detto il dottor De Marzio, che si allargano, probabilmente chi lavora nelle strutture sanitarie dovrà lavorare qualche ora in più, perché per vedere lo stesso numero di pazienti ci metterà più tempo, quindi tempi più diluiti per una sicurezza maggiore dei pazienti stessi, un'integrazione maggiore, perché per esaudire la richiesta di prestazioni specialistiche, il sistema sanitario attuale non è in grado, proprio per la restrizione dei tempi, di farlo. Quindi una maggiore integrazione con la sanità privata ci deve necessariamente essere. C'è una domanda dal pubblico, approfitto di lei come medico e come assessore. Ci chiedono, dalle ultime statistiche sembra che, insomma, dagli ultimi dati, che in terapia intensiva ci sia un abbassamento ovviamente dello stress delle terapie intensive. Questo conferma il fatto, si può in qualche modo correlare all'iniziativa delle USCA che voi avete messo in campo? Sì, sono due cose importanti. Le USCA sono importanti, però c'è stato un fatto nuovo che potrebbe anche cambiare la storia naturale di questa malattia, cioè l'uso dell'eparina ad alte dosi. Perfetto. Perché si è capito che non è una malattia del polmone, è una malattia del sistema vascolare. La gente muore
perché i vasi deputati allo scambio di ossigeno con l'anidride carbonica, i vasi che vanno a finire negli alveoli polmonari si trombizzano, quindi si può pompare tutta l'aria che si vuole, ma se il vaso è trombizzato lo scambio non può avvenire, anche perché il cambio di orientamento che grazie ai medici italiani, perché consentitemelo, i medici italiani sono sempre i più geniali, non c'è niente da dire, grazie ai medici italiani, questa intuizione di questi cardiologi di Piacenza mi sembra, sta cambiando anche l'aspetto della terapia nei reparti di terapia intensiva. Basta pensare che i dati della città di New York, a New York City, la mortalità nelle terapie intensive è dell'80%, parliamo di New York City, non parliamo dell'ultimo paese del mondo, la mortalità è dell'80% perché insistono nel voler insufflare a tutti i costi aria nei polmoni del paziente, probabilmente l'inghippo non è là, è altrove, e i medici italiani forse hanno individuato l'inghippo, quindi nei nostri reparti stessi di rianimazione mi hanno segnalato che con l'uso di eparina ad alte dosi cambia la malattia. Quindi le USCA, la terapia domiciliare, la sorveglianza, l'eparina all'inizio della patologia ha potuto forse cambiare la malattia. Questo ce lo dirà il tempo, perché su questo virus abbiamo molto da imparare e sappiamo molto poco. La scienza sta cercando di capire quali sono i meccanismi, com'è questo virus veramente, e fra qualche tempo forse avremo qualche risposta in più. Al mio amico Francesco Somma, gli voglio dire una cosa: questo può essere un'opportunità per la nostra terra, perché cambierà anche l'approccio dei ragazzi nei riguardi della vita. Io penso che qualcuno, prima di andarsene al nord, forse comincerà a pensare: voglio investire nella mia terra. E noi, voi, tutti dobbiamo cominciare a pensare come dare a questi ragazzi opportunità. Quella è la sfida, cioè sono loro che ci possono portare fuori, possono portare questa regione verso un futuro diverso. Sono loro, la sfida è dire ai ragazzi: non ve ne andate più al nord, proviamoci assieme, soffriamo assieme, e noi vi metteremo, parleremo di merito. Noi dobbiamo cominciare a parlare di merito, di progetti meritevoli, e voi potete avere una funzione nel monitoraggio quando si vanno a dare finanziamenti alle nuove generazioni, ai ragazzi, potete avere una funzione importante, validare i progetti che servono, i progetti intelligenti, i progetti geniali. La nostra stella polare deve essere la meritocrazia, Francesco. E allora questa è la nostra speranza, questa è la speranza che vi trasmetto. E se per la prima volta questa regione per la sanità è stata presa ad esempio a livello nazionale, è diventato un modello, possiamo diventare un modello anche nello sviluppo, e tutti assieme lo dobbiamo fare nelle sedi istituzionali opportune, ma lo dobbiamo fare, abbiamo il dovere. Noi dobbiamo fare il nostro, lo dobbiamo fare in maniera attraverso chi studia, ci dobbiamo affiancare a loro, loro devono essere i nostri mentore e voi dovete essere i nostri mentore dal punto di vista della visione dello sviluppo di questa Basilicata. È chiaro che cambia il mondo, cambierà in maniera sostanziale il rapporto anche col sistema sanitario privato, e io penso che in una visione diversa, integrata, faremo belle cose assieme, perché io ho scoperto tante belle professionalità nella nostra regione, che
Noi dobbiamo imparare a guardare la qualità e l'intelletto dell'individuo e sono convinto che faremo cose belle. Il mio augurio è un augurio di ottimismo e insieme ce la possiamo fare. Grazie Assessore. Grazie. Allora, grazie per aver partecipato. Io ringrazio ovviamente tutti gli ospiti che sono intervenuti. Noi continueremo a fare questo lavoro che abbiamo iniziato. Credo che non lo abbandoneremo più perché è un lavoro molto utile quello di fare informazioni, speriamo, in modo corretto, senza fake news, senza troppi fronzoli. E soprattutto, Assessore, sono arrivate delle domande. Appena ha preso la parola, dice, ma Assessore, così se aumenteranno le liste d'attesa, se ne dobbiamo andare, come facciamo? Allora, un'altra domanda, no, gliene do due. Un'altra domanda invece è per quanto riguarda le attività di fisioterapia degli anziani, si andrà o non si andrà a domicilio? Come si riesce a fare? Allora, io ho detto una cosa fondamentale. Le USCO ci aiuteranno a controllare la cronicità. Se noi la cronicità la controlliamo bene, possiamo anche lavorare su un budget di richieste minori, o no? Certo. Perché il segreto là, molte volte si vanno a ingolfare gli ospedali perché il paziente cronico non viene seguito bene a casa. La sfida è quella. E poi l'altra domanda era sulle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa. Io penso che con un'integrazione più vera tra sistema sanitario privato e quello nazionale, io penso che possiamo riuscire a dare risposte. Possiamo riuscire a dare risposte. C'è molto da costruire e da programmare, però. Certo. Non si improvvisano queste cose. Chiaro. Va bene, Assessore. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Un abbraccio, anche se non ci possiamo abbracciare. Grazie.